In quest'altro video viene ripetuto lo stesso esperimento che abbiamo visto prima del carrello in moto e la pallina che si stacca e cade, ma viene ripetuto in una condizione diversa, cioè mentre prima il carrello viaggiava a velocità costante, moto rettilineo uniforme, adesso il carrello invece accelererà con accelerazione costante, cioè si muoverà con una velocità sempre maggiore, di modo rettilineo uniformemente accelerato. Fornire questa accelerazione costante al carrello, il carrello viene tirato da un filo che poi è collegato attraverso questa carrucola a questi pesi in caduta. Quindi i pesi cadendo faranno accelerare il carrello con accelerazione costante. Quindi il sistema di riferimento del carrello sarà un sistema di riferimento accelerato. Vediamo che cosa accade. Adesso il fisico toglie il blocco, parte il carrello, la pallina cade. Però il tutto si è svolto così rapidamente che praticamente non si è visto niente. Allora l'esperimento viene ripetuto con l'aiuto di questa telecamera che è di nuovo solidale con il carrello, cioè è stata agganciata al carrello in modo da muoversi insieme al carrello. Rappresenta quindi il punto di vista, diciamo, del vagone. Di solito noi parliamo di stazione e vagone, questo è il punto di vista del vagone. Qui dovremmo dire la stazione è il laboratorio fisso e il vagone è il carrello. Vediamo che cosa accade, il carrello adesso sta andando, però questa è la telecamera ferma sul carrello. La pallina cade, ma non cade più in verticale, è caduta all'indietro. La pallina ha descritto questa traiettoria qua. È chiaro quello che è successo dal punto di vista intuitivo, mentre la pallina cadeva, il carrello aumentava di velocità. Questo però è il punto di vista, guardando dal sistema di riferimento esterno, cioè del laboratorio. Quindi guardando dall'esterno, cioè dal laboratorio, noi vediamo il carrello che accelera e la pallina che resta indietro. Però dal punto di vista invece del carrello, cioè questo video che abbiamo visto adesso, questo filmato che abbiamo appena visto, noi vediamo il carrello fermo perché la telecamera è agganciata al carrello, quindi noi vediamo il carrello fermo. E la pallina vediamo che non cade verticalmente, quindi dobbiamo immaginare l'esistenza di una forza rivolta verso sinistra che ha piegato il moto della pallina. Questa forza che è rivolta verso sinistra è una forza apparente. Infatti appare soltanto in questo sistema di riferimento che non è inerziale, cioè il sistema di riferimento del carrello, cioè del treno, diciamo, del carrello che sta accelerando. Se invece noi guardiamo dal punto di vista esterno, cioè della stazione, cioè del laboratorio, questa forza apparente non esiste. Ricordiamo infatti che le forze apparenti appaiono soltanto nei sistemi di riferimento non inerziali, invece nel sistema di riferimento esterno della stazione, del laboratorio, le forze apparenti non esistono perché sono inerziali. Quei sistemi, cioè la stazione è un sistema di riferimento inerziale e quindi non ci sono le forze apparenti. Questa forza apparente rivolta verso sinistra, cioè all'indietro, è la stessa forza che noi avvertiamo quando ci troviamo dentro un treno che accelera o una macchina che accelera e ci sentiamo tirati all'indietro, magari schiacciati contro il sedile in fase di accelerazione. Però se noi chiediamo a chi sta fuori della macchina, cioè alla stazione, sulla strada, che cos'è questa forza che ci tira all'indietro, la risposta sarà che non c'è nessuna forza, è solo la nostra tendenza a rimanere fermi, oppure la nostra tendenza a mantenere la velocità che avevamo prima dell'accelerazione, la velocità che avevamo prima che il sistema nel quale ci troviamo accelerasse. Quindi riassumendo, il carrello in fase di accelerazione non è un sistema di riferimento inerziale, è non inerziale e perciò in questo sistema non inerziale nasce una forza apparente rivolta verso dietro, cioè verso sinistra, che è responsabile del fatto che la pallina non è andata in linea retta ma è rimasta indietro. Anche il fisico spiega la stessa cosa che abbiamo appena detto noi e disegna sulla lavagna la traiettoria della pallina deviata da questa forza apparente che tira verso sinistra. Rivediamo ancora l'effetto di questa forza apparente che tira la pallina a sinistra.